Ben ritrovati su The Layer. Quest'oggi vi proponiamo un nuovo format. Considerate questo come l'episodio 0 di Training Ground, la nostra serie di partite di allenamento presentate diversamente al solito. Infatti non sono live battle report, che trovate ogni settimana su Twitch. I nostri contatti sono in descrizione, vi ricordo. Potete consultare la nostra pagina Instagram, dove postiamo in anticipo il calendario partite, che poi potete comunque trovare ricaricate su YouTube. Questo format che vi proponiamo oggi è una cosa un po' diversa rispetto al nostro standard. Sono partite giocate tra di noi offline, partite dove noi proviamo nuovi staccamenti, nuove armate, nuove liste o cose buffe, oppure andiamo a testare come le nostre armate si comporteranno nell'imminente Balanced Data Slate che uscirà a breve. Queste partite vengono registrate con solo l'audio dei giocatori, senza camere frontali, con solo dall'alto. Queste partite verranno successivamente montate, condensate, qualche cosetta carina le inseriremo come easter egg, per offrirvi un format più corto, un format più godibile. Queste partite verranno giocate in maniera meno fissa, anche perché ci serve molto tempo per preparare un video del genere. Impieghiamo circa 3 ore a montarle, quindi è un lavoro un po' più impegnativo. Detto questo, passiamo alla partita di oggi. Questa sera giochiamo la missione O del pacchetto Leviathan. La missione prevede Vital Ground come primaria, 2 punti per il proprio obiettivo nella zona di schieramento, 5 per gli obiettivi nella zona di nessuno, sono solo 2 non 3, e infine 6 punti per l'obiettivo della zona di schieramento avversaria. Lo schieramento, come si può vedere in sovraimpressione, è Crucible Battle e non c'è nessuna modificatore di regole. Stanno schierando i World Eaters e gli Ultramarine. Le liste sono le seguenti. Per i World Eaters abbiamo Cardin Traditore come Warlord, il Lord Invocatus, un Principe Demone senza ali con Battle Lust come Enhancement, un Lord su Juggernaut con il Favorito di Khorne come Enhancement, il Maestro Esecuzioni con il Berserker Glaive intruppato in 10 Berserker schierati sul campo, mentre altri 10 Berserker con dentro card sono schierati dentro l'Endraider. Unità 3 8-bound con il Lord su Juggernaut, unità 3 8-bound senza alcun personaggio, unità 3 8-bound esaltati con il Lord Invocatus, unità da 2 progenie, infine un Elbrut con lanciafiamme. Per quanto concerne gli Ultramarini invece abbiamo un Apotecario con Enhancement Fire Discipline insieme a un Tenente con la Natural Artefice come Enhancement dentro a 10 Hellblaster schierati dentro il Repulsor. Marneus Khalgar con le sue 2 Vitrix schierato assieme a 6 Aggressor con lanciafiamme, un Tenente con Biarma, 2 unità da 3 Eradicators, 2 Gladiator Lancer, 2 Interceptor con Plasma in riserva, infine 2 unità Infiltrator. Prendo il fazzoletto di mangiarsi, non so perché. 5, 6, 7, 8, io sono soddisfatto dei miei movimenti di scout. Bene. Quindi, dadi di Khorne! Dadi di Khorne! Puoi usare più dadi di Khorne se vuoi. No, se sono anche per le dirette registrate, teniamoli così. Abbiamo una. Li puoi ritirare? Posso scegliere di ritirarli, ma siccome in realtà ho buoni dadi, non mi interessa ritirare. Ho un buon feeling. Esatto, in realtà ho sia vanta carica che il fino appena migliorato. Quindi tu hai il fino appena migliorato, esatto, tutto l'esercito. Sei, tutto l'esercito è 6. Chi ha già un fino appena di base ha un +1 al tiro. Chi ha più le progenie? No. E le progenie. E tutti gli exalted o solamente? No, solo gli exalted. Okay. Ti ricordo che i posseduti sono 8-bound normali. Ok, sì. Quindi loro, okay. Questi hanno fino appena 6, loro hanno fino appena 5, loro hanno fino appena 4. Tutto è 6, 5 e 4. Tutto il resto è 6. Ok. E tutto l'esercito avanza carica? Avanza carica. Non hai il +2 movimento però? Non ho il +2 movimento. Ok. Quello che può succedere, io con un punto comando, sì. Dopo che ti ammazzo un'unità in combattimento, sì. Posso generare un terzo, posso avere una terza maledizione. Ok, però non adesso, devi prima uccidermi qualcosa. Nella fase di combattimento lo posso fare. Quando, chiunque? Quando una mia unità elimina un'unità nemica, quindi sia nella mia che nella tua, posso okay. Far il tiro. Secure No Man's Land. Ok, fatta. E Investigate Signals. Questa è un po' più complicata. Questa dovrei riportare indietro. Quant'era il A6, no? 9. 9.
Dovresti abbandonare due punti di primaria per fare due punti di secondaria. Per spostare gli eradicator su quell'obiettivo per fare due punti di secondaria. E con lui, no, più di due punti, perché è due per angolo, no? Due per angolo, sì, devi rinunciare al tiro di un gladiator, però sì. Sì, potrei rinunciare... L'unità deve essere interamente? Mi pare di sì. Wally within, sì. Quindi degli aggressori interamente entro 9 la vedo dura. La vedo dura, sì. Va per primo. Tu, per una volta, vado per secondo. Io faccio 2 CP. Sì, perché abbiamo sei... signor Khalgar. Esatto. Tu fai un CP. Qui hai due unità. Sì. Queste sono invulnerabili a 4 perché sono in linea con il... A bolla a 6. Esatto, c'è un altro modello qua sotto che è in coesione e mi tiene la bolla di 6 mm-hmm. del principe demone. Questi loro no. Ovviamente no, perché le bolle di 6 del principe demone. Nel caso ti venisse l'idea di dire no, rinuncio a due punti per tirare due cannonate laser. Comunque queste ne vengono a 4. Piuttosto di tiro qua. Piuttosto di tiro. E comunque no, piuttosto di tiro là. Con quella la vedo dura. Perché? Questo arriva qua. E vedela. Il gladiator. Ah, sì, ho visto. Dario aveva anche misurato prima, sì. Ma la mia vera domanda è sì, metterò la Devastator Doctrine. Sì. Per tutto l'esercito. Oh, tutto l'esercito, ok. Sì. Perché non posso tirarla solo su quegli scemoti dentro perché sono dentro un veicolo. Corretto. Quindi o per tutti o per nessuno. E giocheremo arroganti. Perché va siamo bene. Dei marine arroganti. Va bene. Me lo dimostri. Non mi sembra una cosa né vera né furba, ma va bene così. Allora, inizieremo con quindi mettere l'Out of Moment, che era sì. quello su cui ci eravamo fermati sì. mezz'ora fa. Sì, guarda, potremmo mettere su questi qua davanti bene. E muoveremo. Gli Eradicator dall'altra parte vai, avanzano di 2 pollici, era quello che avevamo stimato. E vediamo se... 7 pollici più 18 fa 25 e tac. Sì. Questo signore può avanzare di un sacco, ma sostanzialmente arrivando qua dovrebbe già vedere. In teoria sì. Lì c'è un altro angolino. Ok. Se sta così 18 pollici non arriva, 24 arriva, si mettono qua. Questi due angoli sono che si toccano, no, in teoria? Sì. C'è l'altro 12. Si mettono così. Tu hai avanza e carica. Sì. Non posso fare due cose, ma faremo così. Allora. Gli Hellblaster per l'appunto sbarcano da là, mm-hmm. avanzano di 5, quindi hanno 11 più 3 dello sbarco. Ok, e così, beh, ti vedo quello dentro, abbiamo detto, mm-hmm. e con tutti gli altri ti vedo quello da fuori, e quindi non è un problema. Ok, tac, 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 ho detto 4 pollici. Poi, approfittiamo del fatto che non ci sia un attimo, avanziamo il repulsor mm-hmm. di 4, quindi 14 pollici, quindi lui va avanti di così sono 8 e così arriva col centro qua, ruotando in realtà un po', quindi in realtà 8 così è troppo, lui arriva di 6, poi 8, poi ancora un paio di pollici e quindi va avanti di
Così. E siamo tutto entro 3. Tra l'altro entro 3, non interamente entro 3. Mm-hmm. Potevo risparmiarmi con qualcosina. Ok. Mosso. Mi mancano i due infiltrator e gli aggressor. Sì. Gli aggressor avanzano. Quindi avanzano. Gli 8 pollici. Tu hai qualcosa che se mi muovo vicino a te? Bestemmie. Ok. Mi sa che arroganti questi marini. Sì, 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 no, è perfetto. Se non posso farti niente. E gli altri infiltrator. I 12 pollici. Boh, fine della fase di movimento. Okay. Iniziamo a tirare dei sassi. Dai. Tira. Con cosa? Da dove? Eradicator sul Landrider. Due fucili Melta. Sì. Vanno. Sì. Due multi Melta. Questi colpiscono a 4. Esatto. Tutto. Figuriamoci. Ferisce il 5, ripeti. Al 5 ripetibile. 1. 1 meno 3 perché sono in copertura. Sì. Al 5. No, tira danni. 5, lo tengo. Ah, no, perché non lo tiri? Quindi lui è 11 ferito ancora. Poi il Lancer là. Sì. Il cannone grosso. Sì. Uno è binato. Sì. Ferisce il 3. Ferisco il 3. Uno è binato. Sì. Due. Meno. 4 sempre. Quindi salvo sempre 5. Sì. Uno, salvo uno. Di 6 più 3 danni questo, giusto? Sì. E ripeti anche questo. Sì. 8 danni. Ok, quindi rimane 3 ferite. Più tutto il resto, che in realtà non l'ho dichiarato, quindi va sempre là. Anche perché non credo che abbia altri bersagli. Sì, non penso di vedere il resto. Allora, 24. Sei fuori. Sono fuori. Quindi 3 colpi di Aronail Heavy Stabber, che in lunga, 3 colpi, al 6, un'armatura al 2. A 2. Superata. L'altro Lancer sul... Vai. Più lo Stabber è l'Icarus qua. Quante ferite hanno sti cosi? 3 lunghe. Allora, arrivo anche su quello dietro, ok, sì. Quindi l'Icarus e l'Evistabber qua. Allora, innanzitutto, il cannone è grosso. Sì. Uno è binato. Sì. 2-3. 2. Al 5. Uno sì, uno no. Comunque minimo 4 danni me li fai, quindi vediamo se esplode. No. 11 tiri per quelli dentro. Fino appena 6. Sì. Quindi tirami i danni, così dopo devo vedere quanti... Tirami il fino pen perché vedo se ritirare il danno al caso. Quindi tirami il okay. Fino pen che dovevi fare adesso. 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Sei tu che tiri. 12. 13. E 6. 2 li salvo, quindi ho 5 ferite ancora. Ok. Quindi io ti tiro i danni di questo. Che sono 5 esatti. Te lo ritiro. Sì. 3, 4. No. 7. 5, 6 e 7. Quindi devo fare almeno 3, 6. Ne faccio 1. Quindi comunque distrutto. Il tiro per l'esplosione era un 3. Ok, non l'ho visto, ma va benissimo. Una ferita mortale. Quindi adesso spariamo con gli Hail Blaster su questi 3. Allora, siamo in trino devastatrice, quindi super mille cose mazzi e razzi. Sì. Quindi, ripeti anche per colpire. Sì. Questi sono critici, letali, sustained.
e sono 7. Ripetiamo tutto. Questi ne aggiungiamo altri 4. 3 soltanto vanno a segno. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per ferire, forza 8, quindi al 3. 3. Nessuno ha i suoi obiettivi. No. Ti cambia qualcosa? Questo è l'obiettivo che bina gli 1. Ah, ok. Quindi questi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Salvezze? Sì. Meno 3 danno 2. Salvo il 5. Ne ho 6, guarda, faccio 23, hai detto? 23. Le prime 12. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. In realtà ne ho salvate 7 sulle prime 12, che schifo non fa. Quindi sono 2 morti e mezzo. Dopo devo fare più impegno. Sì. Tanto sono 7 colpi, sono 7 colpi dentro. 7 colpi dentro, la faccio così. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devo fare altri 11 tiri. Ok, no, non sono andato niente male. Quindi sono 10 ferite, 13, 14 ferite. Così, ok. Quindi puoi tirare 4 alla volta all'inizio. Sì. Perché sono i primi 2 colpi, ti fanno 4 danni. Sì. A fare un 6 c'è. No, quindi primo muore 1. Secondo, 4 danni. 5 da di mano. Muore secondo. E il terzo. E muore il terzo. Ok, leggermente perché. Penso. Fai i tuoi tiri di surriscaldamento. 10 surriscaldamenti. Ne perdo. 5, dimezzato l'unità così. Sì. Giustizia. No, non giustizia. Giustizia per me. Vediamo quanti riescono a spararti l'unità dietro. 3. Ok. E vediamo se i 3 più avanti ti vedono. Dovresti riuscire a vedere penso il bordo di sì. Della basetta dietro. Quanti sparano di nuovo? 3. No. 1. Forse 1. Anche no. No, allora dovremmo sparare il principe demone. Vai, principe demone. Aspetta, devo togliere un land rider però. Allora. 24. Considera che tu hai perso 5 modelli e ne ho persi 4, ma sono molto più grossi dei tuoi. E io me li faccio tornare. E io no. Quindi non rompere. Sul faticone. Sul principe demone. Colpisce 3. Lethal. 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 Che sono su stain anche. Tra sì, 2 hit. 2 hit del sustain. R. 10. Al 5. 5 in totale. Vabbè. No, oh, senti. Meno 3 abbiamo detto. Meno 3 2 danni. Diventa meno 2 in cover, quindi salvo comunque il 4. E muore. In pain. Mi parrebbe giusto comunque. Rimane una ferita. Non ho fatto un singolo, una singola salvezza 4. Ok. Un CP. Tiro una granata al principe demone con l'unità davanti. Vediamo. Tre ferite. Tre ferite. Tre, fino a pena il 6. Ne hai messi 2 su 3, eh? Cioè... Adesso esplode, perché effettivamente fa anche del damage. Sparano qua. Sì. Boh, sono tutti entro 24. Sì. Quindi 10 colpi. Al 3. Loro non fanno cose buffe. Al 5, 6. Sì. Al sì cosa? 5 o 6? 5. Una armatura. Ho capito, al 5 e al 6. No. Salvo al 3. A posto. A posto. E lui doveva spararti, scusa, con i colpi. Sì, i colpi secondari dietro. Quindi Iron Nail, un colpo. Al 6, niente. Icarus e Vistab, cioè l'Icarus cosa? 3 colpi. Sì. Al 3 non hai Flyver. Assolutamente no.
Forza 7. E non ho nient'altro con cui sparare, sono un povero bambino. Carica, non puoi farle per comunque avanzato. Esatto, non sono nella dottrina giusta. Esatto. Quindi, secondario, Investigate Signal, faccio due punti. Mm-hmm. E No Man's Land... fai due punti perché comunque un secondario lo tiene. Non hai... Faccio solo due punti, sì. Esatto. Avanzo con l'unità, l'altra unità di Berserker. Non ci sto con la basetta oltre, perciò devo andare di qua. Dipende come riesco a muovermi per un CP. Là sicuramente non lo uso perché tanto mi arrivi comunque in bocca. Avanto con l'Elbrut. Vabbè. Boh, sì, proveremo. Un CP, provo a fare Squad Tactics con... Bene. Con gli Eradicator. Whee. 4 pollici. Allora, tutto indietro non ci arrivano, quindi faremo... Così. Così. Tanto quelli buoni tutto che guardano esplode. Ah, proviamo, vediamo cosa riesco ad avanzare con la squadra di Exalted. 3 pollici. Posso ritirarla perché è più probabile fare meglio. Ok, va 6 con loro. Ritiri per? L'abilità tua. Ok. Dopo te lo dico. Tiro, finito. Vado con le cariche. Vai. Gli esaltati sui cosi. Mm-hmm. Non tiro neanche perché tanto più di così non voglio fare. Non riesce. Però se riesce ad arrivare in contatto. Mortali del coso di 3, 2 mortali. Fino appena 6. Sì. Complimenti. Morto. Karn sui tuoi Eradicator. Sì. No. Un CP. Grazie. Il mio ragionamento di questo è che così tu fai una carica fuori dall'obiettivo. A parte in realtà posso anche... No, posso scegliere di tornare sull'obiettivo perché c'è quella dietro in mezzo. Esatto. Va bene, quindi mi serviva quell'avanzamento di Saikon con l'Elbrut perché così si metteva... Oppure di non assaltare e tenerti i punti, considerando che quello è anticarro e non è antifanteria. Sono opzioni... Non importa. Karn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al 2 è ripetibile. Perché è dentro un'unità. Mm-hmm. Tra le varie cose, uno dei tuoi modelli ferito. Tu eri resistenza 6, io forza 7 in carica, finisco 3, ripeto 2. Non ci sono 1, non ci sono regole, 9 salvezze almeno 2. Danno 3. 9 al 5. Ne perdo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi è la prima volta che Karn fa qualcosa in combattimento. Vedi che ti regalo soddisfazione. In realtà sì. Hop.
ferittina. Il tizio. È ferito. Ah, perché era. Sì, era preso la mortale dell'esplosione. Uh-huh. Loro devono per forza impattare sul veicolo. No, possono scegliere di consolidare. Possono scegliere di consolidare, motivo di non farlo? Non so, dare fermo là invece che stare un po' più avanti. Non cambia assolutamente niente. Lord Invocato, sui suoi 8 attacchi. Sì. Là non fai mortali? Solo qua? No, solo lui. Okay. Lui ha altre regole. Mm-hmm. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso stai attaccando qua? Qua. Ah là, ok. Tutti dentro, colpisce 2. Forza 7, trisca 3. Ai 6 sono devastanti. Mm-hmm. Uno devastante, questo in bilico. Sono due danni o tre? Due danni alla botta. Uno devastante più 4 salvezze meno 2. Allora, 4 salvezze al meno 2. Ne passano 3, che sono 6 danni. Sì. Più hai... le due mortali. Però devi far. Sono colpi danno 2. Quindi devi fare il fino pena 2-2. Allora, i colpi, ovviamente. Queste sono le mortali. E 3 sì. Sono passate al momento. Esatto. Primo colpo morto. Andato. Secondo colpo morto. Andato. Terzo morto. No. Resta vivo. Resta vivo. Quindi due mortali. Una su questo ferito. È un colpo ferito devastante. Non sono mortali. Sono mortali tra virgolette. Sono due danni comunque su di lui che non potevi salvare con l'armatura. Sì. Fin no pain. Esatto. E però, il secondo fin no pain. Nel senso. Ah. Non sarebbe passato il colpo. Quindi potevi farlo direttamente tutti insieme. Ah, okay. Quindi me ne muoiono 3. Uno è morto. Uno è morto, due ferite. Uno è morto, due ferite. Poi ho salvato un fin no pain rimasto con una ferita. Avevo due colpi di devastating. Che uccidono il terzo. Ho fatto solo tre ferite, come normale? Sì. Ok. Ho salvato un'armatura. Ah, che mi era perso quello. Sono tre morti. Tre morti. Vado, uno, 18 attacchi. Con... Anzi, due. No, devo farne 12 con i tizi normali. Non posso. 7. 9. Ah, scusa, mi sono dimenticato prima di questa cosa che mi dimentico sempre. Questi hanno l'antennina al 5 più, non spendo il cipino per la granata. Sì, vero? Beh, tanto lo recuperi già con Kyber, non puoi prenderne più. No, perché io sono... Sì, è vero, hai ragione. Quando c'è Kyler non posso recuperarne più di uno. Esatto. Perché lui me ne genera uno in lui più. Lui già te ne genera uno addizionale. Sì. Questi sono i gatebound normali, colpiscono al 3. Su 12 attacchi ne ho messi dentro 4. Magari con l'armor contempt mi salvava. Ferisco al 3. Sono 3 ferite. Perché non recupero un CP, una cosa diversa da quella comando? Perché lui... In un round può generare i due punti comando base della fase di comando più uno extra. Però forse Kalgar già gli genera un punto comando extra. Forse no, quelli che fai nella fase di comando sono esenti dal limite. Le abilità. Sì, le abilità. Quello è specificato. No, ma le abilità nella fase di comando non hanno il cap. Nel resto delle fasi puoi recuperare al massimo uno. Devo ricontrollare uno. Allora. Ma comunque tu intanto fai quello che devi fare. Hai 4 salvezze del meno 2 su quell'unità. Al 5. Ok, 3 botte da 2 danni. Quindi, da 2 danni. Sì. Primo, muore. Secondo, muore. Bene, e resta il campo aperto. No, ma... La fase comando è fuori. È vero che sì, c'era sta roba. Adesso andiamo a vedere un attimo il commentare se lo trovo. Nel frattempo posso andare avanti corretto? Sì, tu vai avanti. Ok, sono 15 corretto. Attacchi di Exalted. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Più 4, 15. Questi colpiscono al 2, non ho reroll sul colpire, però sono in contatto, sono entro 6 dai Lesman normali, quindi ferisco il 3 e ripeto il 1. Sì. Questo lo ripeto, questo lo ripeto, questo va via, questo in bilico, questo va via. Sono 3, 6, 10 salvezze, almeno 2 sui tuoi... Danno 2 sui tuoi cose. 10? Sì. Passano 4. Danno 2. 1. Una ferita. Sì. 2. Morto. More. 3. More. E 4. Una ferita. Cavalcatura del Lord, colpisce al 3, non ripete, ferisce al 2, ripete gli 1, 2 ferite, meno 1, danno 2. Meno 1? Sì, lui è meno 1. Tu
tutti e due. E quindi danno quello ferito, danno due. Ah, scusa. Boh. Quindi il primo muore. Sì. E il secondo muore. Ok. Beh, avevi ancora una scatenata di attacchi? Non avevo giusto... ancora 8 di spada. Okay. Come giusto che sia. Non serve. No, non puoi farlo, penso, perché non arrivi né sull'obiettivo né sul... Non dovrei avere giusto sull'obiettivo. Allora, forse ti serve. No? Okay. Tu quanto hai di Ocila? Uno. Effettivamente ti tolgo l'obiettivo. A giudicare non ho nient'altro che tocchi l'obiettivo. No, infatti. La cosa diversa è che ti bino gli uno per ferire. Tiri gli uno per ferire, ma tanto me li spiani comunque, quindi che differenza fa? E altre cose non ho da fare, perciò rispondimi quello là dietro. Tre attacchi? Sì, tendenzialmente sì. Al 5 penso, quindi niente. Tu non ho oltre i quadranti? Non faccio secondari. No. Perché Extend Battle quello non lo controllo, Extend Battle Lines non lo faccio perché l'altro obiettivo sono andato via. No, mi faccio il mio tiro per le... Quindi, per le arrivando al secondo turno, io prendo due cippini. Mm-hmm. Tu uno, e quindi siamo 3-3, giusto? Corretto. Questo si è ribaltato, questo punto di ritiro. Dadi. Ok. Io genero le mie secondarie. Capture enemy outpost e overwhelming force. Che fatta è fatta, quindi sono 13 punti. Perché okay, fatta è fatta? Perché vuoi non eliminarmi Capture enemy progenie con 6 inceptor? Ma lancio l'asse inceptor per farmi questo? Non lo so, 8 punti. Perfetto. Ho avanza carica fino a pendi nuovo. Avanza carica fino a pendi nuovo, ok. In più. Uno. Ok, quindi io faccio di Vitre Ground il mio e 5 per il centrale, quindi faccio 7 punti di principale. Ok, e basta per il momento. Hop. Fase di comando, ripoppo un Hellblaster, siamo a 6. Mm-hmm. E devo scegliere Lot of Moment. Sì. Io volevo fare una cosa, ma effettivamente mi hai fatto cambiare idea. Sì. Però se io metto dietro di essere di servizio, sei Inceptor qua, tu cosa fai? Torni indietro. Sì, se me lo puoi fare. Se te lo faccio. Sono già 4 di troppo. Esatto. No, boh, io cerco di metterci un po' di cura, però ragazzi, non esageriamo. Allora, 5 e 6. Puoi passare attraverso il veicolo? No, infatti ho fatto 5 e 6. Puoi passare attraverso il veicolo? Non no, con veicoli e mostri. No, non puoi passare attraverso i veicoli. Puoi passare solamente attraverso i modelli di fanteria. Non puoi passare attraverso i tuoi veicoli. Non con i veicoli. È specificato, i veicoli non possono attraversare i veicoli, altrimenti non c'è limite. A me non mi risulta questo. Controlla subito perché a me... Senso no, vabbè, fa culo. Ok, a parte che... Con un pollicino in meno arriva qua. Sono abbastanza sicuro che non puoi. Però, se no, questo arriva qua. Allora, io starò fermo, ti vedo con tutti gli Hellblaster, se sto fermo con gli Hellblaster ti sparo il 2, bella lì. Questo Gladiator può essere mosso sopra i modelli alleati come se non fosse ora. Ma non puoi finire il modello sopra un altro, sopra la basetta di un altro. L'unica eccezione, quando muovi veicoli o mostri, tali modelli non possono essere mossi oltre mostri o veicoli alleati e devono essere mossi. Ah, no. Okay. Ok. Ero sicuro che i veicoli fossero un... Per gli altri veicoli o mostri. Che fossero comunque, sì. No. Ok, perfetto. Grazie.
Senza che mi muovo, dai. Dura. Sta andando molto meglio. Ah, va bene così passava. No, mi probabilmente interessava che si muovessero di più, perché così potevano arrivarmi un pochino più vicini. Ma non volevo venire più vicino. Adesso non ti vedo. Ma non mi stavo mettendo in maniera da essere... Lui sta solo cercando di allontanarsi da quei due mucchi di barbari. Quella è il preceptor, giusto mi serve? Sì, adesso arriveranno in brasano tutte le unità che sono... No, sono tutto un po'... Una bomba nucleare! No, è sempre la differenza, che i dadi li stai tirando tu e i dadi li sto tirando io. Beh, sì, mi sono ammazzato 5 blatta su 10, grazie al cazzo! Così mi hai fatto fuori il coso, non salvando potevo, una singola... Potevo non sovraccaricare, questo è anche vero. Ma... Mi sono ammazzato 5, ti sono serviti per farmi fuori il principe demone così. Beh, senza neanche averlo bersagliato. No, l'ho bersagliato. Dai. Allora... Oh oh, io l'avrei mai detto. No, in realtà no, l'idea iniziale era fare out of moment su quei berserker là e blastarli. Però con le carte che ho tirato fuori faccio 8 punti, 8 punti di cosa? 13 punti completamente gratis. Uno. Okay. Allora, sono progenie. Sì, sì, effettivamente. Il punto è metterne 6 serve? Probabilmente no. Già superato il suo C, già per il mio obiettivo. Esatto. Sì, però io devo anche ucciderle. Se le uccido faccio 3 punti in più. Overwhelming lo fai con questa unità. Ma posso fare 2? Non posso fare fino a massimo di 5 punti. Ah, è vero, forse... perché 3 per unità. Scusa un attimo, forse solo nel... No, perché questo è 3 per quindi unità. È 3 per ognuna fino a massimo di 5. Sì, sì. Quindi una ok, se riesco a fare anche quella. Mi ricordavo che fosse 5 secchi come assassinato. Ah, no. Mi ricordavo male io. L'alternativa è che questi li metto altrove. Allora, innanzitutto devo stare a 3 da te. Comunque, sono 3 da te, ho misurato? No. Non con quello. Quindi questo. Così. Così l'obiettivo è mio. Sì. Primo. Sì. Appunto, voglio dargli una carica degli headbomb dietro e lo seduti là. Ma fai il bomb qui là. Con Lord sui tuoi. La domanda è: questi dove metti? Il braser con gli blaster. Dico, vuoi dargli quell'unità per ricaricare di caricare queste spade progenie? Tutto su uno carico quell'unità là e gli elimini entrambi e Inceptor, è questo il punto. Ma me li braser con gli blaster? A questo e questo dovrebbe saltare per aria. Ah, beh, il problema è quello. Questi hanno l'out of moment e gli Hellblaster fermi che li guardano. Gli aggressor in teoria dovrebbero fare questo. Sono 5, poi non so di tanto. Sono 6. Sono 6 per uno, 3 tirato su. No, ne saranno 3 in proporzione, ne perdo sempre la metà. Questi devo decidere se sparare solo le progenie oppure metterli... No, li mettiamo in mezzo qua, così possono sparare entrambe le cose. Cioè. Un cane interessato del tuo menù. Tanto se vuoi venire in qua comunque ci arrivi. No, però posso fare una cosa più comoda. Allora. Tu togli via prima quella progenie. E quindi così. E se io mi metto così. Ti vedo cosa. Con uno. Puoi metterli qua sopra. Sì, ma poi volare è un cacaio. Non volevo farti spostare il dado. Ma te capirà. Però ci ho pensato, però sì, poi. Più MVP in questo 10. Sì. Ma tanto è vulnerabile con. Tutto quello che ha senso è vulnerabile. Anche un film play. Quello il VP. Questo sono io? Non ho idea. Forse di no. E riserve arrivate. Sì. Fase di tiro. Vai. Iniziamo con gli aggressor che sparano a questi cosi che non fanno blood surge, non fanno cose buffe, no? No. Sono il nemico visibile più vicino, quindi ho meno 1 AP. Sì. Wow. Sono 6, 10, 15. 18 colpi più sì. 6, 24. Sì. Giusto? Sì. 6, 12, 18, 20, 22, 23. Mancano di là. Al 5, minato. Posso usare anche il mio? Quindi, sono messe 3. Già meglio. Tac, 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 tac. E 3 e 4. Off, tac. Queste. 2, 4, 5. 8, 12. 12. 4, 8,
12 salvezze al 4. Devo fare diverso. Okay. Sono danno 1, quindi... Sì, io devo fare le prime 9 perché sono le ferite dei corvi, perché dopo loro hanno armatura al 3 e il Lord armatura al 2, se riesce a passare attraverso a tutto. Quindi questo salva 4. Buono, salvate poco più della metà, quindi sono 4 così falliti, fino a bene 5 loro. Non c'è di base più 1. Vabbè, quindi muore uno più una ferita. Ok. Khalgar con la sua pistolina. E devo fare ancora 3 salve. No, scusa, al 2 colpirà tutto. E poi ti tirerò per salire. Questo è salvezza qua. Posto. R4 sempre al sempre 5, 5, binato anche lui. Super Khalgar, 3. Queste sono almeno 2, 2 danni. Meno 2, 2 danni. Salvo il 5. Se fallisco tutte, ma ammazzino tutti i cosi. Perfetto. Quindi, al 5 il primo. Muore. Al 4 sul secondo, perché 4 sul secondo. Rimane con una ferita. Benissimo. Inceptor sulle progenie. Vai. 6 colpi. Tu li scaldi? Certo. Assolutamente. Che ferite? No, quante ferite? 4 ferite l'una. 4 ferite, no, non ha 4. Senso. Non ha senso, non su riscaldo. Ok. Al 3, ne van 3. Forza 7. Al 3, binato. Ne va 1. Salva, non hai su riscaldo. No, non salva 6. 2 danni. Salva 4. Una ferita. Gli altri tre Inceptor sempre là. La progenie, vai. Non surriscaldando, stavolta mi toglie anche l'armatura. Non surriscaldando. Ok. Al 3. Binato. Yeah, 4. Ok, 4 salvette. No, 4 salvette è un gran cazzo perché mi togli la cosa. Quindi, primi due colpi vanno sulla progenie ferita. Salvo 4. Ovviamente neanche uno. Quindi muore la progenie. Sono altri 4 fino a pain sulla seconda progenie. Io sono, ok, prende, rimane una progenie con 3 ferite. Siamo con 6 il blaster sui... Assolutamente. 1, 2, 3, vuoi dichiararmi direttamente il tenente qua, così vedi se riesce ad ammazzarmi il... Sì, il tenente, lui. Qua. Perché non vede... Sì, perché sparerò sia col tenente che con l'apotecario qua, sì. E 18 anche l'apotecario. Sì, 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 assolutamente. Boh, ti faccio prima il tenente. Sì. Il tenente... di qua un letale sostenuto, colpisce al 3 lui mi sembra, comunque in tiro mi pare di sì, mischia colpisce al 2 sicuro. Sicuro? Mischia sì, tutti i tenenti hanno sempre colpito al 2 mischia. Non ho mai capito perché. In tiro dovrebbe essere rimasto al 3. 2 più posto, gli hanno messo le 2. Quindi per, un letale per... un sostenuto e due tiri preferire a 5. Niente. VP? VP lui ha col Mastercraft Bolter meno 1. Danno 2. Salvo il 4. No. 2 danni. Fino appena il 5. Ehi, uno l'ho passato. Rimane una ferita. L'Absolvable Pistol. Vai. Letale sostenuto. Sì. Forza 5. Sempre 5. 2 salvezza al 4. Meno 2. Danno 2. Meno 2 la pistola? L'Absolver mi sembra di sì. Beh, uno l'ho fallito sicuro. Dico, anzi no, l'ho fallito entrambi sicuro. Meno 1, scusa, no. Meno 1, danno 2. Ho comunque fatto 1 e 3, quindi... Meno 1, danno entrambi. Prima sacca di Fino Pain, muore. Il Lord prende 2 danni. Quindi rimane 4 a 5. Che non ha Fino Pain, Lord? Ah, 6. Ok. E lui è morto, quindi ti ho fatto comunque fuori l'unità che comunque era sull'obiettivo. Comunque fuori l'unità che era sull'obiettivo. Ok. Poi dicevamo 1... 2, 3, 4, 5, 6 il blaster sovraccaricati sui cosi là. Vai. Ta 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 ta. Ta. Se sei rimasto fermo mi sa anche pesante. Sì. Quindi questi no, comunque. Questi così. Quindi 3 a segno. Altri 7 danni. 3, 6 e 7. Questi al 3. Questi al 3. Ti ritiro questo in bilico.
quindi questi più questi. Quindi abbiamo detto 7, 10, 13, 12, 15. 3, 6, 7, 10, 15. Sì, devo anche separarli perché faccio i primi 6, per questi salvo il 5, dopo l'ordine vuol dire il 4. Ovviamente ne salvo soltanto 2. Quindi 6 li ho fatti. 4 doppi fino a pain. 6. 2 ferite. 3 ferite muore. E ancora, devo farne ancora 2. 2 ferite rimane a 1. Devo fare ancora 2 colpi. Erano 4 colpi, no? 2 ciascuno. Ah, sì, è vero. Ultimo colpo, muore lui, e con questo hai fatto 6 su 15. Esatto. Ora devo farne 2 vulnerabili 5. Ehi! Quindi sono 8, 2 vulnerabili... Ehi! 10. Ok, quindi 12. Fatti comunque 12. 2 danni. 2 fino a pain, al 6. Rimane con una ferita. Rimane una ferita. 13° tiro salvezza, 14° tiro salvezza, peccato. 2 danni. Muore. E lui. Quindi viene unità e devo fare ancora un vulnerabile 4 sul lord. Sì. Che si becca l'8 moment. E l'ho superato. Ok. A questo punto, di vista. Il gladiator tira il lord. Sì. Quale dei due? Quello con l'8 moment. Ok. Con... quello che può, quindi non i frag. Che frag a questo punto danno sulla sola? I due frag qua. Vai. Sono 9 colpi. 3, 6, 9. Al 3. Al 5. Sì. Un'armatura. Giri. Armatura. 2. Posso. 3 colpi di Vistaber sull'altro. Sì. Sono 3. È in corta 18, non è 18 lui. Ah no, preso solamente con i frag. Al quel che è, 2, armatura normali. Al 2, a posto. E l'Icarus. Sì, 2 colpi. Binato. Ok. Forza 7. Al 3. Meno... VP1 questo. VP1, 2 danni. Salvo al 3. A posto. Ok. I 2 colpi grossi. Vai. Binati. Per fortuna. Ok. Penso al 2. Forza? 14. Allora sì. Comunque 3 ti bastava. Sì. Meno 4. Vulnerabile 4. Ovviamente. Però qui dadi ha fatto... Sì, beh, ritiri l'1. Sì, tipo, comunque sono 5 più... Ah, ma hai fino a pen, scusa? Sì. Solo che con l'1 sei giusto per ammazzarmi. Ok, no. Quindi hai 5 più 6, 11 ferite. Bravo. E secondo te ne faccio 4-6? 6. Adesso guarda. No. Prima ha detto così, ne ha fatti 2 su 3. 11. 1, 2, 3, 4. Quindi giusto per morire. Ok. Però quindi. Erano 11 ferite? Sì. 7. Quindi ci sono 4. 7. Non può farlo per il fino pain. Ah. Però sai che lui, ovviamente, adesso. Ovviamente, salta fuori che lui ha 8 ferite, vero? Quindi ne rimane con una. Voi fate di tutto per farmi incazzare. Voi fate di tutto per farmi incazzare. Rimane a una ferita. Avrei potuto ritirare un dado. Adesso era esattamente come... Mi sembrava che con il repulsor ti vedevo prima, ma forse no. Probabilmente si tira. Allora, iniziamo con la Scannon. Capito? Fammi i danni, ti prego. 5 danni. Abbiamo risolto brillantemente il problema. Ok. Ok. Fatto. 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 Mm-hmm. Fatto. Vabbè. Quelli eradicator hanno avanzato. Non sei indevastatrice. Con... Non sono indevastatrice. Mi rimane il gladiator che spara sui... Vai, cose là. Sono 6 colpi di heavy stab a questo punto. Al 4. Sì. Ne vanno 2. Al 4. 2. VP? 0. A posto. L'Icarus, 2 colpi. Sì. Al 4 sempre. Al 3. Al 2. Forza 8. Forza 7.
48. Aveva 7. Comunque a posto, ho fatto 4. Ok, sì, comunque. Quando sparo su... Sì, veramente gli hanno aumentato... Gli hanno alzato la forza. Sì, 8 meno 1, 2, sì. Era anche di 3 danni, ovviamente. E i due colpi grossi. Vai. Al 4, uno va, l'altro... Lo ripeto, non va. Okay. Al 2, uno va, meno 4. Meno 4, sono... ho un modello con una ferita, te prego. Fai 6 feel no pain su quello. Zo. Zap. Brannigan. Un po'. Vuoi caricare? Sto pensando, sì, sparato, 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 non spara, non spara, sparato, 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 sparato. Assalto qua, vai. Di 10 pollici, quindi direi che arrivo. Penso proprio di sì. Però di qua non passo. No. Mi incastro. Ti incagli lì, mi attaccherai con 27 modelli. Quanto ho fatto? 10? Sì, madonna. Chi non riesce ad attaccare? Una Vitrix. No. Ha due Vitrix. Una Vitrix, sì. Due Vitrix. Fila circa del capo. Sì, sì. Due Vitrix non attaccano. Due Vitrix a questo punto. Così. Non si sa mai. Allora, iniziamo con Calgarone. No, chi, sì, chi aveva fight first? Il lui. Coso là. Okay. Sì. Poi. Ciao. Facciamo le 6 attacchi. Colpisce il 2. Sì. Colpisce al 3. Allora, sicuramente 6 attacchi al 2. Sì. Meno 2 o meno 3 danno 3? Meno 3 danno 3. Che è indifferente perché è vulnerabile 4. Allora, al 2 vanno 5. Sì. Al 3 binato. 3. Minato, 5. 5 vulnerabili. 6 danni. Che comunque non sarebbero abbastanza per ammazzarlo. Fino a pain ne prendo 5. Quindi rimane a 2 ferite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aggressor. Avrò anche tempo di fare un altro. Al 3. Altra ripetibile. Un 3 binato. Meno 2 danno 2. Allora. 2, 4, 6 più altri 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. No, però neanche mai. 8 danni. Sì, tanto devo fare soltanto. Bastano 7, 6 su 8 danni, cosa dici? Ha fatto ben uno. Ok. E posso consolidare di più sull'obiettivo? Sì. Attacco io con carne e compagnia. Sì, vedi cosa riesci a fare. E mi darò Armor of Contempt. Questo primo modello è tutto il coso giusto fuori dal bicchiere. Vabbè. Tac. Poveri infiltrator, andati a morire così. Poveri infiltrator. Ti hanno fatto vincere solo perché sono esistiti. Per questo ti dico, più scout fanno lo stesso lavoro e costano la metà. Sì. E no, nella lista definitiva 5 infiltrator con... 10 scout. Questo è il... Karn, 8 attacchi, colpiscono tutti, ferisco... Ma il fatto è che sono in ferie? Io quando attivo l'unità di Berserker, spendo un punto comando e me do più uno a ferirti il veicolo. Ok, e mi sono dato invece un meno uno al tuo AP. All'armatura. Cioè, più uno... Un più uno alla mia armatura. Quindi, Karn con i suoi 8 attacchi, colpisce al 2 ripetendo l'1. Mm-hmm. Ok, perché non sono letali questi? Mm. Dovrei attivarlo, ma non posso. Non in questo momento, almeno. Ferisco al 5, perché forza 6. Vado al 4. Ok. Boh. 4, giusti. Media. AP? Contando lo full moment, 1. Contando l'armo con tempo, contando la... Sì, scusa. Quindi al 4. 6 danni. 6 danni.
E questa è la cosa che ha più danni di tutto? La via era la cosa più forte. Sono ancora 6 attacchi di maglio. Un CP, e dopo sono... ripeto un'armatura. Ok. No? No, è stato un punto comando. Sì, sì. Quante ferite ancora? 6? Sì. 6 attacchi di maglio. Va 1. Per fortuna ci sono 2-1 che posso ripetere. Va 2. Forza 8, ferisco comunque 4, contando il bonus. 2 ferite meno 2 danno 2. Che diventa meno 1. Che diventa meno 1, sì. Quindi al 4. 2 danni. Altri 2 danni. E poi dovrebbero essere altri 2 berserker che attaccano. Con le spade. Anche lui consolidava qua. Ci sono altri 2 berserker che attaccano con le lame. Quindi sono 4, 8 attacchi. Colpisco il 3. Ripeto gli 1. Ferisco al 6, che va al 5. Cosa? Niente, stavo contando che cosa avevo usato i CP. C'è un 1 da ripetere, sono 2 armature al 0. Ehi! Ancora 3 ferite. Ti rispondo? Assolutamente sì, 3 attacchi al 5. Uno va. Va meglio al 5 che al 4. Al 3. Salva al 3. No. Ascolta, non volere troppo. No. Non volere troppo tu. Fine? Fine del mio turno. Tu fai 8 punti, 11 io punti secondarie. Io faccio secondarie. Su Overwhelming ti ho ucciso un'unità. Scusa un secondo? No, ho ucciso 2 unità. Esatto. Quindi faccio però 5 punti qua e 8 punti perché controllo l'altra. Esatto. Quindi 13, come dicevamo. Io inizio il mio turno, faccio 0 punti. Fase di comando, battle shock non devo fare. Questa rigenera ferite, quindi torna piena. Sì. E... movimento. Spendo un punto comando per avanzare automaticamente di 6 con i berserker e mezzo. Non sapevo queste cose. Quindi... arrivo qua. Sono entro 9, vuoi far Overwatch? No, mi sposto di 6 pollici. Con l'unico CP che guadagnavo. Allora resterò a 9.01 pollici, perché tanto comunque era una carica. Quindi per 4 fiamme usare l'unico CP che ho. Per cos'altro ti potrebbe servire? Che mi serve in questo momento a niente. Tiriamoti 4 fiamme, dai. Più i colpi di Khalgar. 4 fiamme. 6, 12. No, 10, 16, 18. Più 4. 22. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Fai il bersaglio visibile più vicino, quindi è più meno 1. Questi vanno al 4, sto giro binato. Sì. Quindi così. Più così. Sono 5 sulla prima metà. Beneficio. 5, 8, 9, 10, 11, 12. E quindi già così sono 6 berserk andati. 13, 14, 15. E sono 7 berserk persi. Non hai detto. 6. Ne faccio 1, 2, 3, 4, 5. Quindi ho salvato come se avessi salvato al 5. Più i colpetti di Khalgar, che dubito facciano qualcosa. Sono 4, 4 no? Colpetti colpi. Al... 4 colpetti al 6? Sì. Niente. Ok. Questi al 6, per il fino bene. Sì. Ne ho fatto 1, quindi sono 1, 2, 3, 4 berserker e mezzo morto. Hai fatto il 4 i save. Sì, ho usato sì, il più 1 per ferire al veicolo. Ah, scusa, mi sono perso i tuoi secondari. Ma non è che tirato. Ecco. Sono importanti. Scusa. Voglio solo sangue. Cacciare il mio outpost e depleta il protone. Che non farò nessuno dei due. No. Progeni nuovo. Non puoi fare Overwatch perché l'hai già fatto. Già. Devo avanzare con l'Elbrut e le progenie di là. Elbrut. Progenie, ok.
fase di tiro finita. Mm-hmm. Anzi, no. Posso fare delle cose addirittura. Ho delle pistole. Sì. Cioè, vabbè, a tre Carlo, ferite. Pistola plasma. Colpisce. Non ferisce, ma lo posso ripetere? No. Era surriscaldata? Sì, ma non ha hazard. Ah, okay. Purtroppo. Non può uccidersi così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pistole. Perché uno decisamente non ti vede. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Queste finiscono a 6. Sì. Ok. Questo lo posso anche ripetere. Sì. Grazie. Perché se faccio c'ha quasi creduto. Se fatto il terzo 6 mi sarei offeso. Boh, almeno quel. Ok, finito, finito, finito. Fase di carica. Mm-hmm. Le miei cose, carica di 9 sulle tue unità di aggressor. Mm-hmm. 10. Yahoi! Questo è quello da fare più o meno nel primo turno, ma ovviamente non si può. Ui, pop. Ui, pop. Andiamo qua. Qui ci si mette dietro. E gli altri. E dietro tutti quanti. No, uno non attacca perché non si incastrarsi. Mm? Sì, non ci sono. Non ci sono limiti, puoi farlo. No, mi servono punti di comando. Allora. Ah, per la progenie attacca carica i tuoi effetto. Sì. Puoi tirare la granata se un'unità illegibile per sparare. Avendo pistole lo sono. Avendo pistole esatto. Lo sono, quindi potrei. Avrei se potuto. Se non avesse pistole non potrebbe farlo. E deve avere la keyword granata. Beh, perché penso che abbiano tutti i berserker, tutti sì. Marine, i marine, tranne gli Inceptor per esempio e gli aggressor per esempio. I posseduti non ce l'hanno. Il terminator. Il Grenade Arnes non era solo per gli Horus Heresy. Sì, che non esistono più. Allora, facciamo i nostri attacchi qua. Cominceremo dai magli potenziati. Quindi sono 8 attacchi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono viscerette, non magli potenziati, ma li chiamo sempre magli potenziati. Questi due mancano, non posso ripetere. Questi feriscono al R6, 3. Sono 4 ferite, meno 2 danno 2. 4 ferite, meno 2 danno 2. Salvi aggressor o le Vitrix? Aggressor salvano il 5, ma ne tankano 2, le Vitrix salvano il 4, ne tankano 2. Sì, guarda. Esatto. Andiamo sulle Victrix all'inizio, quindi abbiamo detto 4. Sì. Ah, andiamo i primi due sulla prima Victrix, quindi vai. Al 4, due ferite sulla prima Victrix, quindi ancora un terzo colpo salvato e un quarto colpo muore una Victrix. Perfetto. Faremo i colpettini leggeri, quindi sono 1, 2, 3, 4, sono 20 attacchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Più 5 fa 13, più 3 fa 16, più 4 20, più 3. Sì. Con adesso sì, con i così sì. Via, 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 ma tanto ho tirato la merda. Perché ho messo dentro su 20 attacchi, colpendo al 3, ne ho messi dentro 8. Ferisco al 4. 1, 2, 3 ferite al meno 1. Sull'aggressor adesso, che non ho ancora segnato colpi ad altri modelli, vero? Quindi al 4, sì. Una ferita all'aggressor, a posto, quindi adesso vado a vedere il mio lord, prende, resta 1 il danno e il danno del coso, quindi sono 7 attacchi, 4, 5, 6, 7, al 2, mi manda dentro 5, no, puoi ripetere perché sei un personaggio. Quindi dentro tutti, non ho regole perché non le ho attivate. E ferisco al R6. 3. Ferisco 8. Allora abbiamo due devastanti, tanto per cominciare danno 3, ripetibili. Intanto, infine. Però, sì. Vai. Sì, vabbè, questo è un discorso un po' strano. Okay. Quindi questi due sicuramente no. Sono 3 salvezze meno 2 sull'unità e 2 devastanti sull'unità. E dipende come vuoi fare, fai sull'unità? Tutto sull'unità. Tutto sull'unità, quindi quante erano? 3. 3 salvette meno 2. Allora, devo iniziare innanzitutto 3 al meno 2, quindi sì. Al 5 muore lui. Sì, perché aveva subito una ferita, gli restavano 2, sì. È morto. Quindi Victrix al 4. Sì. Salva. A posto. Salva. A posto. Questi sono i 3 attacchi normali. Sì, 2 devastanti.
danno 2. Ah, danno 3, scusa. Quindi muore con danno 3. Sì, e muore un aggresso. E muore un aggresso con danno 3. Flop. Quindi l'unità più forte che ho in mischia ti ha fatto fuori 4 modelli. La mia unità sono anche 500 punti. Di 6 più 3 attacchi di progenie. Ah, 6, sì, da. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 attacchi, colpisce il 4. Famiglia di Berserker. Ferisce al R6 3. Sempre. Io ho forza 6, no, Io ho sempre Dubbio. R6. Tu hai sempre R6, ma non mi ricordo se io ho forza 6 o 5 di base. Dovrei avere 6 perché... Ah, perché prende comunque più 1 anche lei. Prende comunque sì, più 1. Sì. È un Berserker buttato. Esatto. Chaos Spawn. Hideous, parte da forza 6, quindi vado a forza 7 e finisco a 3. Vai. Sono 4 ferite, meno 1 vanno 2. Guarda come risolviamo brillantemente l'Incepter. Uno è mezzo morto. Uno e due terzi. Uno, sì, e questo rimane con una ferita. E questo rimane con una ferita. Okay. L'Elbrut ha avanzato? L'Elbrut ha avanzato. Sì. Di 1. No. Di 2. Vabbè, scusa. Quindi no, boh, di 4 dovrebbero posso fare tutto io adesso? No, ti mancano i bersi. Ma tanto che la inizio io, sì. Volendo. Volendo, sì. Puoi scegliere di iniziare. Inizio la dietro, va bene. Ah, due dentro. Ok. Altre. Un'armatura. Altre. Aspetta, vedi di Adari. 5. A questo punto attivo io. Attivo Carla. Sì. Ok. 8 attacchi. Non spendo punti di comando. Lo ripeto. Questi vanno dentro, ferisco al 5, 3 ferite, meno 2. Al 5? Meno 3. Ehi, Karn ha fatto qualcosa, dice, esplodi. Faccio notare che è la seconda unità che Karn uccide. Ma sai che questa è la prima partita in cui fa più danni di 0? Sì. Se io penso che in tutte le partite in cui ho usato non ha mai fatto più di 2 o 3 e allora rimango là. Adesso posso fare tutto il resto io. Allora quindi là. Adesso puoi fare tutto il resto tu. Plop, plop, plop. Qua spenderò i miei ultimi 2 punti comando per darmi meno 1 i danni. Qua? Sì. Ok. Allora. Inizia... Contro Khalgar non serve un cazzo. Iniziamo ma con Khalgar. 6 attacchi. Al 2. Al 2. Meno 3. Meno 3, questi salva il 6. 5, giusto? Sì. 5 da salvare il 6. Ehi, 2 li salvo. 2 li salvo, quindi adesso sono 3 coppie di Fino Pain. Sì. Quindi Fino Pain 1, al 6. Cazzo. Il fatto è che si era quasi fermato sul 6, ma dopo ho deciso che l'altra faccia gli piaceva di più. Secondo muore. Vale. E il terzo muore anche. Ok. Più. 1, 2, 3. 4 aggressor al 3. Questi senti che potrei voler fare anch'io con almeno per colpire. Al 2 2 4 6 8 9 meno 2 5 più 4 ecco sì, poi sì. Intanto vanno, ah, vanno dando 1. Sì, sì, ok, ho 4 modelli ancora. 4 modelli poi sarebbe sì. Ma tanto non hai vulnerabile come posto. Questi salva il 5, quindi ne salvo ben 2 e questi li salvo il 6. Ehi, quindi altri subito due morti. Altri due morti. Quindi muore gli ultimi due spalle a catena. Ok. Bella lì. Vai con 6 attacchi di Inceptor. Grazie, ti colpisco 3 volte. Forza 4, R1005. Una armatura al 4. A posto. No, più, questo era un punto. Più arriva tra poco. E fine. Spelle più. Io non faccio secondarie, scarto cattura levant. Questo lo posso anche così fare. Scarto depende teleprotomer per avere un punto comando di più. Il meno 1 danno era 2 CP? Esatto. Ok. Scarti tutto. No, capture la tengo perché potrei ancora rischiare di farlo. Esatto, era quello che temevo prima. E andiamo al terzo turno. Mm-hmm. Io prendo 2 CP, tu 1. Siamo 2 pari. E io devo fare i miei tiri per 1, 2, 3, 4, 5. E io 5, tirarmi 6, su 6, le 7, missioni. 8. Deploy teleport home e behind enemy lines.
Abbiamo una volante carica per un pelo di figa, perché mi serve un triplo 4 più e ho 3-4 qua, e non posso più ritirare perché il tizio è morto. E prenderemo fin no pain, perché è l'ultima cosa che ci può salvare. Quindi hai preso, scusa? Sì, lui di primaria. In realtà siamo uno pari adesso sopra. No, ero con tutti e tre prima. Tutti e tre, allora si è spostato leggermente. Li avevo messi tutti e tre. 6, 11, 13. Più 2, 13. Sì. 13 di principale. Secondaria behind. Tac. Ok, quindi puoi fare e puoi fare. Allora, behind, cosa devo fare? Due unità nel due unità. Ci sono. Già, sì. Se rimango vivo. Me ne ho ucciso uno e mezzo. Ma non sono più in carica, quindi non ho un attacco in più. Beh, e non ho vero. Uno in forza. E deploy teleporters, centro dell'obiettivo. Ho deploy nel... Sì, però non dovrei sparare. Però potrei semplicemente fare un fullback. E infatti, penseremo a due cose in questo momento. Uno, a ripopparci un Hellblaster. Sempre e comunque. Puoi anche evitare tanto. No, devono tornare a 10. Non ce la possono fare. E... due, dottrina tattica. Sì. Tre, out of moment. Chissà dove andrà. Sì, riusciamo ad arrivare là. Giusto? Sì. Muovendosi arrivano tranquillamente a vederti. Quindi andremo là. A parte che puoi anche spendere un punto comando per mettere loro in devastatrice. Loro vanno in devastatrice, stiamo andando quindi? Semplicemente con ordine. Loro hanno già salto di base, non è quello che gli serve. Il devastatrice è solo per avere il 15 al 5. Quindi per l'appunto un CP, gli Hellblaster vanno in dottrina devastatrice. Mm-hmm. No, perché a Calgar genera 2. E ho fatto tutta la fase di comando, direi. Penso di sì. Ho attivato tutto quello che potevo e ho giocato tutto quello che potevo, altre sì, cose da fare. Neanche quello posta, tu sui blu e lui ci rosse. Neanche quello posta. Ma questa è una cosa che solo la regia può sapere, perché non è visto da nessun'altra parte. Allora, per l'appunto dicevamo, loro possono fare fallback, shoot e quel che vogliono. Sì. Quindi. Andrai esattamente di là. Oh, aspetta. Battleshock sono sopra il 50%. Sì. Sopra il 50%, sopra il 50% e altre cose non ho. Non ti ho fatto danni. Quello che non è. Non ti ho fatto danni. No, no. Danni ci sono, però. Non quello che vorresti tu, magari. Allora. Non ti ho fatto danni. Questi stanno qua. No, questi non stanno qua. Questi. No. Perché non ha? Sono troppo vicini all'Hellblut. Che non può passare. Cioè, può passare, ma devo fare il giro. Un auto advance di 6 cose, mazzi, razzi. Noi non ci fidiamo dei dadi. In realtà anche andare con gli Hellblaster là in mezzo non ci fidiamo dei dadi. Ma, vabbè, se vuoi spararmi devi andare là per forza di cose. Sì, esatto. E a un certo punto è meglio sparare quello che altro. Anche perché se poi arrivi qua, rompi le scatulle. Allora, qual è la strada più rapida che hai per il mio tenente? Dritto per dritto. Così è 20 pollici, se mi metto qua allunga un po', no. Quindi lui starà. Ma se io me ne vado da qua col tenente invece? Perdi 2 punti il prossimo round e sei già sopra di 60, quindi cosa te ne frega? E non perdo il tenente. Non cosa il mi tenente cambia non perdere il tenente? Niente. Non prendo 8 punti. Metti che tu prendi un assassination. No, no. Io, tu, tu, beh, sì, tu. Okay. L'Hellblut è qua dietro. L'Hellblut non te lo vedo in nessuna maniera con gli Eradicator. Penso che non lo posso vedere con niente. No, dovrei. Sì, dovrei muovermi con l'Inceptor. No, allora devo andare giù e su, tra l'altro, in questo momento. Non possono muoversi dritti. Col fly adesso devono andare giù e su. Puoi iniziare il suo turno e lancio adesso. Non posso andare. Non è la vanguard. Non è quel distaccamento là. Cosa c'entra che siamo esploratori? Gli esploratori ce l'hanno. Ah, gli esploratori e gli esploratori unità, sì. E... no, allora. Faremo le cose semplici, cioè gli aggressor faranno... passettini indietro, sparano e fanno passettino avanti.
Tu hai comunque Fight First, no? Ti sfido a non uccidere due berserker con tutta quella roba là. Tu hai comunque Fight First. Se resta il allora, perde, ok. Ok. Allora, sì. Loro faranno questo, sì. E il blaster tirano un avanzamento di 4. 10 pollici significa arrivare con l'ultimo in questa rovina. Qua ci sono delle finestre. Da qua arriva no. Quindi la domanda è, 10 pollici sono 34 pollici, quanti arrivano? Questo non arriva. Però aspetta, io ne ho generato uno. Questo. Se mi metto sì, qua. Sì, vede. Sì, ah, vedi, vedi, sì, ovvio. La domanda è quanti sono entro 34? Così penso. Qua sei al limite della basetta. Quindi praticamente tutti. Ah, tutti tranne uno, ok, allora sì. Allora sì, se vado dritto per dritto, che non è dritto per dritto però. Allora. Hop. Hop. Allora, 10 pollici. Occhio perché così ti stai bloccando la via di vista con quel sto, sì, devo vedere dove arrivo e poi sistemarli di conseguenza. Più indietro. Questo comunque non arriverà. E questi due possono mettersi qui. E qui. Dopodiché dobbiamo allineare. Dai il mio laserino, tu muovi intanto ti tengo le liste. Questa cosa. Tac 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 tac. No, boh. Scusa, è sull'altro? Così? Sì, ok. Vedi con tutti già così. Sì, ok, perfetto. Questo torna a chi? E questo può mettersi entro tre da tutti. Sì. Sì, perché basta che sia entro tre non. Interamente entro tre. Cosa? Beh, se lui mi salta quello è blu, posso okay. Rimbalcarli. Mentre. È l'abilità della abilità del repulsor. Ok, e sta facendo stratagemma della Firestorm. No, 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 no. Ok, allora, cazzo. Questi tre radichetti. Anche loro i mai. Sai cosa? Così dichiaro carica prima sugli eradicator. E fare imbarcare e dopo sono haha! Così era il loro movimento, tiro l'avanzamento di 6 e si mettono qua, non possono tirare, ma tanto non avrebbero bersagli in questo momento. Sì, adesso sì, però non possono tirare comunque. No, ma non so se ci arriva di tirare. Potevano andare un po' più avanti, ma non potrebbero okay. Comunque sparare, quindi non mi ci preoccupo troppo. Questo fa così, questo non so se vedrà qua, ma va bene. E questo non ha modo di vedere nient'altro che non siano questi tre, in nessun modo. Decisamente no. Quindi abbiamo messo tutto. Spara. Quindi, questi iniziano a fare deploy terry report homers, poi vediamo. Ah, questi posso muovere ancora. Ok. Metteremo due qua sull'obiettivo, giusto per. Iniziamo con i tre incettori sì. Sulla cosa. Tu riscaldi? Sì, con questi tre su sto giro sì. Perché ci ha sfracassato i marroni. Entra vanno tutto. Ferisci al 3. Tutto 9. Guarda 105. Binato, no, 5. VP? Meno 3. Quindi sono direttamente 15 fino a pain. Sì. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10. 14, 15 al 4. 1, 2, 3, 4, 7, 27 ferite morte. 3 surriscaldamenti. A posto. Quattro sfiammate più Kalgar. Ah, no, aspetta, tu se fai Blood Surge puoi arrivare in corpo a corpo? Sì. Quindi potrei mettermi più lontano. Quanto è il Blood Surge? Di 6. Quindi potevo mettermi più lontano, sì. Sai che mi ero completamente dedicato di vita? Aspetta, prima di fare questo. No, perché io posso farlo nella sua fase di movimento. Sì, ma nel senso, nel momento in cui... Io ero ingaggiato. Io mi sono mosso indietro di 6 pollici, di 5 scusa in realtà.
Ecco, quindi basetta. In ogni caso, oddio, sì, in realtà deve comunque riuscire a non uccidermi due berserker, perché se è morta l'unità... No, il discorso è che se lui fa un 4, magari mi arriva anche in corpo a corpo, se fa un 3, no. Ma devi ammazzarmi solo un berserker perché, con sì. 4 colpi lanciafiamme. Cioè con 4 di 6 più 4 colpi lanciafiamme più Khalgar. Non si sa e mai. E io devo fare le mie armature e i miei film pain che iniziamo con Khalgar. Mi metto a segno due colpi. Bravo Khalgar. Colpisce il 2? Sì, è un fatto 2-1. Ah, ok. Al 4, binato. Sì. No, una, almeno 2 danni. Salva 5, ok, l'ho salvato. Ok. 4 fiamme. 6, 12, più 17, 17 più 4, 21. 21. 2, 4, 6, 8, 10, 11 e poi 10. Al 4 binato. 8 ferite, penso di... Hai già fatto 2, 4, 6, 8. E devi tirare altri... Via un dado. 9, 10, 11, 12. Non sa mai. 12. 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. 3, 3, 3, 3. Al 4. 1, 2, 3, 4 fallite. Se adesso faccio almeno un 6, ho culo. Vabbè. Ma devo fare almeno un 6 su 4 dadi. Vedi che non era automatico, però. E infatti io ti sfido. C'è almeno un 6. Questo. Rimane un berserker ferito e faccio il mio blood suit. Vai. Questo è stato il primo vero colpo di culo che ho avuto in tutta la partita. E questo è un 4. E quindi arrivi entro un pollice, penso. Sì. Quindi sono distante l'ingaggio. Po po po. Attaccherò per primo io. La fight first perché ha ancora un... C'è questo ancora è ferito un però. È ferito, c'è ancora un berserker. Non posso fare niente. Sto pensando cosa potevo fare di... No, questa è andata. Diverso. Bene. L'unico che potevi fare era non sparare e caricare. Sì, però fai first lo stesso. Sì. E quindi no, stavo pensando se col gladiator forse era più probabile ucciderteli i due cosi, avendo i due colpi sì. grossi. Con i colpi grossi forse sì, sì, ci ho pensato dopo. Però vabbè. Gli il blaster sui cosi, forse fuoco, spara. Anche un tenente, penso. Dovrebbe sì. Sì, l'apotecario non so, guardami l'apotecario. L'apotecario è fuori gittata, perché si è a 18 giusto con lui. Ok, allora iniziamo col tenente. Fa un critico sostenuto e un colpo a segno, quindi poi 2 al 4, 2 al meno 1, 2 danni. 2 al meno 1, 2 danni. Aspetta, io devo prendere i miei dadi. Al 4, 1 sì, 1 no, 2 fino a pena 6, resta con una ferita. Ok. E poi abbiamo detto che arrivavano tutti tranne uno? Tutti tranne uno, sono 12 okay. colpi. 2, 4, 6, voilà. Hai provato a fisciare il secondo 6 con il tenente? Non ti interessava? Ah, no, mi sono dimenticato che volevo termometro. Vedi se fai un... No, perché comunque ti ho ferito... Come? No, l'ho mai tirato. Blast, surriscaldati, perché ci piace così. Va bene. Per fortuna che c'è il Lotto Moment. No, davvero, davvero. Cioè, comunque. Imbarazzante. Allora. Un po', ne recuperate. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Al 2. Al 2. Dovrebbero darmi un tiro almeno uno di danni. Hop. Quindi 5, 10, 14. 14. Ho un po' di gente in copertura. Sì, quello che hai ferito. Forse quello che hai ferito diciamo tu, no. Diciamo tutti che facciamo il primo. Oddio, in realtà perché non tutte le unità. Casino. Tu hai meno 3 e va meno 2 al 5. Tutti prego. Diciamo? Sì, tutti in cover. Non so se Karn è un invulnerabile. Karn è un invulnerabile, quindi devo far 8 salvetti tipo. Alla volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
In mano ho 8 dadi, se so ancora contare ne ho 9, vi dico che ho dimenticato nel frattempo. Io non mi ricordo quanto ti ho detto, 13? 14, 14. Al 5. Quindi, ovviamente ne salvo 1 su 9, 1 su 8 al 5, perché se la nostra media è forte così. Quindi allora, 8 ne abbiamo fatti. Devo fare 7 coppie di tiro in armatura. Uno. Muore il ferito. Sì. Secondo muore. Ok. Terzo muore. Quarto muore. Non abbiamo fatto un 6 in 9 dadi. Ancora 4 mi muore. Sì. Oh, finalmente, quindi... 5 morti e un ferito. 5 morti e un ferito, devo fare ancora 2, giusto? Ne avevi 8 da fare. 5 morti e un ferito, quindi ancora 2. 4, 5, 6. Morto. 7. E un ferito. Quindi ti rimane uno sano e un ferito. Uno sano e un ferito, quindi posso fare 2 salvezze ancora. Ne ho fatte 8 con questa da 10. Nessuno delle due. Il ferito muore. Ok. E il sano muore. Ok, Karn. 2 ferite su Karn. Quello che rimane, sì. No, ne ho fatte 10, quindi ancora 4 su Karn. Lui ne salva 2. 4 fino a pena 6. Prende 3 danni. Dovrebbe rimanere 2 ferite. Ok. Sì. E l'out of moment rimane su di lui. Corretto. Karn prende 3 ferite. Io ho sparato con 6 modelli. Che non muoiono. Ah, perché non è ok. Non è la lista giusta. No, sto guardando la lista giusta, non c'era Karn nel coso, del tipo. Mamma mia, come ferite. Bene, ma non benissimo. Ma taci. Bene, ma non benissimo. Allora, non mi sono morto il blaster, e quello che posso fare io ancora è spararti un missile Hunter Killer sull'Elblut in diretto. Sì. Va al 2, quindi al 3 perché è in diretto. Colpisce. Forza 14 se non sbaglio. Altra. Ferisce. DP? Non ci credevo neanche io, mi sembra meno 3, però hai cover perché è in diretto. Ok. Lo attivo per combattere. Wow! Fine. Basta che sia colpito che prenda ferite? No, basta che sia bersagliato. Bersagliato, ok. Ah, fiamme dappertutto. Improperi e varie cose buffe. Karn, quindi rimane con? 2 ferite. Quindi deve fare battle shock. Sì. Ok. E corpo a corpo. Yay! 6 attacchi di lordo, perché non posso attivarlo. Muovi, consolidi. Sì, tanto che differenza fa. Non so. Tu non hai più fino a Pensu Kiger. No! Ammazziamotelo, dai. 8 ferite, giusto? Penso di sì. Colpisce con tutto, non ho... Non hai bonus della carica. Non ho bonus della carica, ci sono solo 6 attacchi, perché ho 5 di base più 1 della reliquia. Vediamo un po'. 6 ferite, Marneus. Solo 6? Solo 6? Non ho abbassate. Solo 6. E quindi Marneus ci lascia. Flop. Un aggressor ci lascia perché va danno 3 e sono 3 salvezze da meno 2. Aspetta, hai potuto fare anche un armor contempt però. E allora sono 3 salvezze da meno 1. Quindi, no, quello è importante. Questo vale a fine. Ok, 3 salvezze da meno 1 sull'unità. Tu hai fatto colpi precisi. Sì. Non è così l'ordine. Erano colpi precisi tutti su Kalgar o no? Lo fai sul ferire. Sì, nel momento in cui tu fai i tiri per ferire, mi dici se è un tiro di precisione o meno. Sì. Va sull'unità o no? Perché le devastanti poi le fai alla fine di tutto quanto. Vengono risolti i danni alla fine di tutto quanto, me le segno comunque nel momento in cui le faccio. Ma devi dirmi se il colpo... Sì, quindi i colpi di precisione sono 2 su Kalgar. 2 devastanti su Kalgar di precisione. Però devi dirlo prima di sapere se sono devastanti o meno. No, nel momento in cui tiro per ferire, nel momento in cui tiro per ferire è successo, dichiaro precisione o meno. Sul successo del ferire? Sì. O non sul tiro per ferire? Mi sembrava che era sul tiro. Quindi, in ogni caso, ho 2 salvezze almeno... 3 salvezze almeno 1. 3 salvezze almeno 1. Corretto. Un morto. Una devastante sull'unità. 2 devastanti sul Kalgar. Ok. Però aspetta un attimo, no? Perché le mortali vanno a fine di tutti i danni. E anche del resto dell'unità.
Non mi sconfinfera che sia così l'ordine giusto, ma vabbè. Dopo che hai visto la ferita? Dopo che hai visto la ferita. Sembrava quando tiri per la ferita, che dovevi assegnare i dadi. No, no, ok. Aspetta, facciamo così. No, no problem. Sì, sì, sì. Ma perché mi ricordo ogni volta, no, no, guarda, ogni volta che un attacco fatto con un'unità, un'arma sì, con precisione, successfully wound an attached unit, sì. Se un modello personaggio è visibile al modello con l'unità, sì, posso scegliere di riallocare l'attacco a quel modello. Ok, sì, 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 allora sì. Bene, fai l'ultimo berserker. Tre attacchi di Eviscerator, due assegno, ferisco al 3 perché ho fatto 8. Io ne ho 0. Sì, lui li ha spesi, io sono ancora 2. Quindi sono 2 ferite meno 1 perché hai fatto armo da contento. Danno 2. A posto. I miei 6 attacchini. Fermo un secondo, perché posso ancora darmi meno 1 ai danni. Prego. E c'è un berserker ferito. Che quindi muore comunque con un danno. Che muore comunque con un danno. Però dopo è il mio turno. Tu terzo. Quindi io posso ancora provare a farti cose con quel coso. Sì, mi do meno 1 ai danni. Ok. No, perché devo spendere un punto comando e sto facendo per altro. 4. Almeno 2. Quindi due. Almeno 2. Salva tutto uguale, quindi non serve, non serve dividere. Perché lui è un personaggio secondario, non è vulnerabile. Al 5. Ne salvo comunque 1. E sono 3 danni. Sì. Triplo 6? No. Triplo 2, quindi lui resta 2 ferite e lui muore. Ok. Plop. E adesso non ha più il fight first. Non ha più il combattere per primo. E dopo combatto io per primo. Sì, in realtà non... No, non ha senso. Beh, comunque se canta aver perso calcio. Ehi, ho fatto una cosa. Fine del mio turno. Sì. Direi, perché non abbiamo altri corpo a corpi. Deflate report armor lo faccio. Behind enemy lines la faccio. Con 2 unità, sì. Sì, 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 quindi ho fatto 5. Quindi faccio 5 e quel che è. Come su guardo esattamente. Allora. Allora. Quindi la serie, se non mi ricordavo che avevi il Blood Surge, potevo anche non spararti, semplicemente. E caricare. Ma attaccavi comunque tu per primo, semplicemente no. Dovevo andare molto più indietro, forse. Ma non potevi. Potevo nascondermi Calgar almeno in qualche maniera. Potevo imbarcarli là dentro ancora, forse, col numero di modelli che avevo, per dirti. Non so se ci arrivavi con solo 5 pollici. Potevo muovere lui. Potevi muovere, a quel punto però devi far... Sapendo che avevi, sì, sapendo che avevi il Blood Surge, semplicemente lasciavo stare, questi si imbarcavano e ti sparavo con un Repulsor e lui, e a quel punto sì che te li uccidevo. Probabilmente sì. Allora, io faccio 10 punti di secondaria, 5-5. Tanto tipo di differenza. Perché ho perso Calgar, mi piange il cuore. Inizio turno tuo, io prendo un CP, sì. Tu prendi un CP, siamo uno a testa. Karn, Battleshock superato. Fai 5 punti. 5 punti di primaria. Corretto. Perché qua ho più C io. Assolutamente sì. E peschi una secondaria. Che è Redenai. Che è Redenai. Che avevo bucato prima. Ma questo potrei anche rischiare di farlo. No, ok. Movimenti. Io comunque fino a pena avanza e carica. Tu hai preso fino a pena e avanza e carica, sì. Spendo il punto comando per far avanzare di 6 l'Elbrook. Ok. Quindi ti arrivo là. E adesso io sto pensando se essere buffo e provare un poco di reazione con gli Eradicator. Avanza carne. Sì. Tu intanto pensa. E profilo dell'Elblut? Un Dreadnought. Armatura 2, 9, 8 ferite e resistenza 9. E tra l'altro Karn, quanto avanza? Ho tirato il dado e mi sono rimasto 5. L'alternativa è sparare a Karn quando esce fuori. No, non lo vedo. No, sì, devi, non o all'inizio o alla fine del movimento. Sì, dipende dove ti muovi. Non ci sono finestre qua. Ah, c'è una finestra là dentro, va bene, devo fare il giro. Qua c'è la finestra. Sì, là c'è la finestra. Se fai il giro dietro... Per tu dichiarami adesso se mi fai il... Infatti cosa. Sto pensando a questo, perché sennò tu ti puoi muovere dritto per dritto. Allora, là non ti faccio il fuoco di reazione. Ok. Anche perché sennò combatti a gratis. Esatto. E tu lo fai sempre?
Ogni volta che mi bersagli. Anche se ti bersaglio nella fase di carica? Ogni volta che mi bersagli. Non c'è nessuna limitazione. Anche se sei in corpo a corpo, quindi combatti due volte. Sì. Okay. Oh, sei però arrivato a 9 da qualcosa. Da un po' di roba. Da loro sì, ma non importa. Da lui no. Qui è una carica di 12. Ok. Perché più di 11. Se più di 11 era comunque una carica di 11. No, è un di 11, entro... sì, 11 e mezzo. Vabbè, faremo 11-12. Me ne hanno fatti tanti, vuoi che non ne faccia uno io? Non mai. Lui ancora... Otto, un momento, ok. Sì? Là non ci interessa. Bene così. Ok. Avanzato non può... Non può cosa, avanzato... Ma cosa che fare. Ravani? Fase di carica, dichiaro la carica sui tuoi... Sui tuoi eradicator. Ti faccio un po' di reazione. Vabbè. Prima che ti muovi. Vabbè. Fai poco di reazione. Posso tirare tutto assieme, non cambia niente. Assolutamente sì. Al 6. Uh-huh. Un 6. Ritiri tutto per colpire con l'aro? Sì. Ok. Sei un veicolo? Sì, sì. Preferirti? Al 4. Meno 4. Al 6. No? Di 6 più... Uno. Di 6 più 2. Più 2 danni. Se fai almeno un 6, puoi ritirare il dado. Poi 6 esplode. Esplode. Non esplode. Taglia qua. Non hai, hai il fino a non lo uso più, duro. Sì. Morto. Ok, morto. Puoi tagliarla qua. È il motivo per cui li ho fatti correre davanti.